Sarà meglio che tu faccia qualche cosa, sceriffo. Io ho una piccola mandria, non posso affrontare queste perdite. Non so che dirti, Frank. Pare che tu non sappia dire altro che non so che dirti. Ehi, che succede? Che succede? Hanno massacrato 3 dei miei manzi migliori stamattina. Massacrati? Dove? Nella parte nord del mio ranch. Li hanno fatti a pezzi e non hanno neanche preso la carne. Li hanno soltanto squartati. Non voglio neanche più parlarne. I pacifisti? Il tuo ranch a nord confina con la terra dei pacifisti. Sì, e allora? Ma non capite, proprio come nell'Indiana, sacrificano gli animali. Io non ne so niente. Ah, andiamo, sceriffo. Perciò volevo comprare la loro terra quando arrivarono. 3 animali morti e ci sono solo 10 pacifisti. Immaginate cosa accadrà quando saranno in 100? Sembra che quello che hai scritto sul tuo giornale si stia avverando. Ah, sì, e non mi ero sbagliato. E sta a noi fare in modo che non si avveri del tutto. Sono d'accordo. Domani cominceremo a costruire la chiesa. Ma quelli della città cercheranno di fermarci, eh? Sì, è possibile. Loro sono i custodi del cancello. Ma allora avremo bisogno di aiuto. Il cowboy ha le pistole. Da cowboy sta in Frande. Quanto alle pistole, se lungo il nostro viaggio versiamo del sangue, la ferita non si rimargina più. Adesso andate al lavoro. Su, la su. Tua camicia. Grazie. Perché non te ne vai, Jim Seacock? Perché siete soli. Voi, la vostra chiesa, e avete bisogno di aiuto come nessun altro. E tu hai bisogno di me. Domani, se ci sarà la violenza, la terra sarà deturpata. La chiesa non sarà la casa di Dio. Lo so. Questo è un buon caffè. Come se potesse esserci qualcosa di buono 15 miglia lontano da casa a levar del sole. Barnett, non capisci qual è il punto. Ti alzi al mattino, ti metti a cavallo e vai verso un territorio e la gente che vi abita. E se ci sono guai, puoi anche sentirne l'odore. Ma solo se quell'odore è portato dal vento. Beh, su questo sono d'accordo con lei. Vuole un po' di caffè? Un'informazione. Dove trovo James Seacock? Chi vuole saperlo? Mi chiamo Tyler. Tyler, eh? Cosa vuole esattamente dal signor Hickok? Mandarlo all'inferno. Ah! Gettala. Anche l'altra. Adesso, se non vuoi che uccida il tuo amico, devi dirmi ciò che voglio sapere. Barnett, non dirglielo. Grazie. Non ero sicuro che lo sapessi. Barnett. Dimmelo. A James Creek. Manda via i cavalli. Lascialo andare da Jimmy. Lei è un uomo morto. Io? Via! Via! No. Non sono mai stato così vivo. Calma, Barnett. Non è niente. È soltanto un graffio. È l'inizio del gran giorno, eh, Frande? Perché mi chiama sempre così, Frande? Frande vuol dire estraneo. Uno che combina dei guai e poi se ne va. Dovrò scriverle queste cose per ricordarmele. Tu non vieni? Vi raggiungo. Prima devo far visita a qualcuno. Via. Anzi. Los, los. Ok, fatto.
Ti ho già ferito una volta, perché non dovrei rifarlo? Perché anche se volessi credere a Estes come ti ostini a fare, non continueresti il suo sporco gioco. Non adesso. Te l'ho letto negli occhi quando Estes diceva che i pacifisti avevano massacrato quei manzi. Tu non hai più fiducia in lui. Non ne hai più da quando ti ha detto di uccidere quegli animali. Avanti, Marcus, dammi una mano. Io? Perché dovrei aiutarti? Marcus, tu sai che c'è qualcosa di losco in questa faccenda. Aprimi il cancello, proviamo a scoprirlo insieme. Facciamo, signor Estes? Fermiamoli. Non possiamo lasciare che costruiscano la chiesa. Fate, Jacob! Arriva gente. Chi sarà? Jacob Stolfo! Che vogliono da noi? Speriamo. Sia ragionevole. Questa città non permetterà che lei e la sua gente calpestiate i nostri diritti. Non gliene importa niente di quello che diciamo. La prego. La mia offerta di comprare questa terra è ancora valida. Io non cerco soluzioni sul taccuino del diavolo, signor Estes. Alzate quel muro e noi butteremo giù tutte le vostre case. Perché non mi ascolta? Io ascolto il mio Dio. Gli uomini che non vedono ragione, non li voglio nella mia città. Diamogli una lezione. Sì, cazzo. Aspettate. Andatevene. Prima che Estes vi scateni contro questa gente, dovete sapere perché lo fa. Non dategli ascolto. D'accordo, signor Estes. Ascoltate lui. È per la ferrovia. Il signor Estes ha scoperto che passerà da James Creek, proprio sulla terra dei pacifisti. Non gli importa della religione, gli importa solo dei soldi. Questo è falso, sono tutte sciocchezze. Un momento, lei ha comprato anche un pezzo della mia terra. Ha detto che lasciandola ai pacifisti avrebbe perso di valore. Anche lì passerà la ferrovia? Sì, passerà di lì, su quegli acri che ha venduto al signor Estes. E quando la terra sarà rivenduta... Lui diventerà ricco. È il signor Hickok che l'ha scoperto. Tutto quello che Estes ha scritto sui pacifisti era falso. Ho ucciso io i suoi manzi. Che imbroglione! Lasciami stare. Non è il caso di picchiarlo. Quello che succede fra me e mio figlio non ti riguarda. Ha ragione. È più importante sapere cosa succederà tra Estes e questa città. Suo figlio ha detto il vero, sceriffo. Non credo che Estes abbia fatto altrettanto. Ladro! Ci siamo fidati di te. E questa è stata la nostra colpa, ma sarai tu a pagarne il prezzo. Anch'io ti ho venduto la terra. I pacifisti vogliono solo avere una chiesa e vivere in pace. Perciò lasciamoli stare. Forse possiamo fare di più. Possiamo aiutarli. Tirare su! Ein, zwei, drei! È bellissimo, sai. Dico! Il mio nome è Tyler. Mi conosci? Conosco la tua fama. Cosa vuoi da me? Un minuto del tuo tempo. Abbiamo un lavoretto da fare insieme. La tua pistola? Ce l'ho in casa. No! Tu sta qui. Costruisci la chiesa. Qui non c'è posto per te. E per lui? Andiamo. Ti prego. No! No. Qualcuno dovrà morire qui, signor Hickok. Pensavo che dovesse trattarsi di uno di noi due, ma posso essere accomodante. Mettila giù. Non voglio sporcare di sangue questo posto. Andiamo. Thank you.
Ellis! Perché lo fai, Tyler? Per salvare me stesso. E salvare te. Beh, ti ringrazio, ma preferisco scegliere da solo il mio destino. Volevo che ti uccidesse. Come un verme può uccidere un altro verme. Ma temo che dovrò farlo io stesso. Oh. La salvezza. Quelli come noi meritano di meglio che morire per mano sua. Addio. Grazie. Grazie a te. Non sei obbligato ad andartene. Non posso vivere come voi. Puoi provarci. Ci ho provato. E non lo dimenticherò. Mai più. Ma tornerai? No, non credo. Vi porterei soltanto dei guai. Sono un estraneo, ricordi? No. Tu sei della famiglia. Grazie. Se sopraggiungesse il buio e dovesse prenderti senza avviso? Accenderò una candela. Prometti di tenere fede a Lordnung e di non abbandonarlo mai finché avrai vita? Sì. Allora, in questa fede io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora sei della famiglia.